papai è un po' rognoso, ma non per lui che è anche pignoso. Non si fanno commenti brutti, perché è il parroco di tutti. La sua auto va di fretta, sfreccia come una saetta. E Schumacher è nominato dal paese spaventato. E si interroga la gente, ma che c'è ancora la patente? E tra feste, messe e canti, accontenta tutti quanti. Le sue foto e i suoi filmati sono sul sito scaricati. Quando siamo in compagnia, lui sa infondere allegria. Ti sostiene con fervore nei momenti di dolore. Lui fa tutto con impegno, c'è la fede nel suo segno. Lo sorregge anche la vigna, sto operaio della vigna. Per gli anziani ha una parola, per i bambini il campo scuola. Ai malavi con costanza porta aiuto e la speranza. Ai ragazzi fa attenzione, stimolando nell'azione. Crea pure senza spese il giornalino del paese. Realizza con sorriso l'area verde al paradiso. E qui se supera parecchio sto pastore de Montecchio. Col teatro va in trasferta, però poi vuole l'offerta. La saggezza e l'ironia gli fanno sempre compagnia, predicando alacremente l'amicizia fra la gente. E lo fa con tanto zelo, perché crede nel Vangelo. Per noi tutti un sol pensiero, questo qui è un prete vero. Nel suo cuore un desiderio, realizzare l'oratorio. Lui ci crede a queste imprese, per far crescere il paese. Mo so finiti i tempi belli, per il Tremonti dei Sei Castelli. E adesso stua sociale se ne va alla capitale. Sta partendo il fraticello, hanno detto a Monticello. E se dice a Figareto, vuoi vedere che torna indietro? Alessandro Acchiuano se la ride a tutto spiano. E che sia la volta buona, hanno detto a Torre Ceccona. A Roscedo senza commento, stanno festeggiando il trasferimento. Ma è proprio a Cor Valenza che è finita la pazienza. E tutti insieme con gran fretta hanno fatto la porchetta. Ma ste battute malandrine servono solo per le rime. Tutti quanti hanno apprezzato l'operato del curato, che parecchio ha realizzato e mo fa come Pilato. Ora basta con sto vanto, se no poi lo fanno santo. Un regalo dobbiamo fare, l'oratorio realizzare. Un grazie rivolgiamo e gli auguri rinnoviamo. Che riviva tempi belli anche senza i Sei Castelli. Ma il discorso resta aperto, tutti insieme a Padre Alberto, reclamando con passione, quinto, la tua benedizione. Grazie anche ad Alessandro e a chi ci sta dietro. E queste sono prove di oratorio, penso che è la prima serata questa qui, ok? Quindi l'impegno va avanti, grazie, grazie della hilarità e l'ho accettata proprio con gusto. Non lo so, dammela perché voglio mettere su internet.